Conferenza di fine anno tra numeri positivi e tanti progetti in cantiere. Tanti progetti, perché aver superato la fase in qualche modo emergenziale non ci dà più nessuna scusante per non programmare lo sviluppo di questo Ateneo. Questo Ateneo ha le risorse per crescere, ha le risorse per affermarsi, bisognerà impegnarsi ancora di più rispetto a quanto fatto in passato, ma siamo pronti a farlo proprio perché abbiamo già toccato con mano tanti risultati, abbiamo colto tanti obiettivi che probabilmente un anno fa sarebbe stato difficile immaginare. Ecco, nota dolente magari qualche inchiesta che c'è stata sopra l'università, la gestione, però è modo anche di far vedere che così non è. Assolutamente sì, assolutamente non dolente, siamo pronti, prima ancora che potessero partire inchieste o indagini di qualsiasi tipo, la politica che abbiamo sempre attuato è stata quella delle porte aperte e delle pareti di cristallo. Amministriamo fondi pubblici. Per questo sappiamo e siamo orgogliosi di farlo, dobbiamo rendicontarli, nel senso di render conto alla comunità di come li amministriamo. Devo dire che da questo punto di vista, l'ho detto già dal primo giorno, sono ben felice di qualsiasi forma di controllo e di verifica che può consentirci di dimostrare ancora di più di quanto non lo si possa fare già noi autonomamente come vengono ben spesi questi fondi. E ci farebbe anche piacere se, oltre alle indagini sulle procedure, che siamo ben lieti di avere, qualcuno ci ponesse anche dei problemi, ci ponesse delle riflessioni sugli obiettivi. Sono venuti a verificare diciamo dei dettagli, mettiamola così. Ci fa piacere farvi questa verifica di dettagli, vorremmo anche che qualcuno magari prendesse atto che con questa politica le matricole sono passate da 1000 a 1500 nel giro di 2 anni, che i dottorati sono passati da 11 a 42, che siamo secondi tra i piccoli atenei, che la ricerca sta ripartendo in modo straordinario, che il partenariato con le altre università non è mai stato così stretto come adesso. Ecco, francamente, di fronte a questi risultati, verificare se l'abito dello studente di 1000 euro esiste o non esiste mi fa sorridere.